Giulia non si è suicidata, era una ragazza piena di vita. Giulia voleva vivere ed era uscita quella sera per festeggiare con degli amici che sanno molto bene, quasi sicuramente, com'è andata quella sera. Si parla di sviare le indagini perché inizialmente c'è stato qualcuno che ha dichiarato cose contrarie a quello che era successo. Quindi per la procura è stato anche più difficile cominciare le indagini. Quindi quello che invitiamo a fare è quello di dire quello che è successo e di quello che conoscono. Perché secondo noi ci stanno molte di queste ragazze che conoscono la verità e non parlano. È stato trovato del materiale biologico sugli indumenti di Giulia, qualche testimone è venuto fuori, si è parlato di una panda rossa che comunque era stata vista dove Giulia si era fermata su quel cavalcavia quella tragica sera e da lì pian piano si sono ricostruiti i fatti. Adesso sicuramente nessuno della procura, nessuno credo possa comunque pensare che Giulia si sia semplicemente tolta la vita. Lui frequentava lo stesso bar, stessi pub, dove che frequentava anche Giulia tutti i fine settimana. Sicuramente sapeva che era la ex fidanzatina dell'amico suo, l'amica dell'amica sua, quindi C'erano impossibile che non lo amici in conosceva. comune, Lo sì. escludo al 100% che lui non conoscesse Giulia. Lui sa, la chiave di tutto è il ragazzo della Panda Rossa. Non è solo quello l'episodio brutto di Giulia con la cugina, quella era la volta che io ho conservato le foto e la cosa un po' più forte perché erano al gruppo, ma Giulia episodi del genere con la cugina le viveva ogni sera che usciva con lei. Sappiamo che questo ragazzo pretendeva a tutte le ragazze che conosceva di averle con lui, di avere in mano la loro vita, saputo che lui faceva girare le foto delle sue sorellastre stesse minorenne. Parliamo di Di foto foto intime. osè e potrebbe essere dietro un ricatto. E magari Giulia quella notte avrebbe detto va bene, magari ultima volta, intanto poi riparto a Londra così dopo non mi ricatta più, perché comunque lui insisteva e stressava. Perché io ho letto dal cellulare di Giulia che lui diceva perché non mi rispondi? Ci sei, ripetutamente. Manca la presenza sua, poi era di una dolcezza assoluta, quando ci vedeva, non so, che eravamo un po' giù di corda, subito si abbracciava, che ti succede, capito? Era una ragazza, nella sua pacatezza, era di un entusiasmo impressionante. Mi manca perché lei mi doveva insegnare delle mosse quando ballava. L'ultima volta ad agosto andavamo al mare, era una musica, una canzone che lei piaceva. E appena accendo la radio, anche tuttora al mare, mi mancano le sue mosse. Mi diceva, te lo insegno io in sala, ci mettiamo un'ora insieme, mammi, e te lo insegno io. Tutte queste cose piccole. Semi frontiers, I gave you someone Luciano, il cantante special. si